Ciao amici di Italia Top Games, a 4 partite dalla fine può ancora succedere tutto, posso ancora essere promosso, posso ancora essere retrocesso oppure rimanere in divisione 3. Vediamo, 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 vediamo. Acuña è su, proviamolo, riproviamolo, non mi è dispiaciuto quando ha giocato. Salà e facciamo così. Sì, facciamo così. Avversario 2975, Lidia 523. È un po' simile alla mia, leggermente differente. Gioco col 5. Eh beh, però è simile perché lì è il 3, a me lo prende come 1-2. Va bene, Figo, seconda punta, Romario Mbappé. Sarà da stare molto molto attenti. Devo vincerne 3 per essere promosso. Devo vincere una e pareggiarne una per rimanere. Insomma, attualmente io scommetterei sulla permanenza in divisione 3. La retrocessione è remota, ma anche la promozione è Ben difficile. ritrovati amici di casa. Speriamo La partita che di vi sbagliarmi presentiamo e non ha di probabilmente passare in dubbi dei divisione grandi 2, match, ma soprattutto di l'importanza anche tornare in relativa divisione del 4. quadro generale Vediamo. della competizione, ma l'orgoglio è un sentimento ben presente in questo sport e i suoi protagonisti non ne sono certo immuni. La competizione e lo spettacolo in campo non potranno che guadagnarne. Godiamoci 90 minuti del nostro sport preferito. Il nome Maracanã fu dato in onore del fiume che scorre nel quartiere e di una specie di pappagalli presente nella zona. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. No. Roma parata di Donnarumma. Grande Gigio. Vabbè. Meglio una rimessa laterale che un gol. E ora deve concludere, ci prova, la palla dalla porta. Non mi piace, non mi piace. Bene. Vai, vai, Oggigiorno vai, è uno andiamo, dei andiamo, portoghesi più forti di tutti i tempi. Luis Figo è anche uno dei andiamo. Va centrocampisti più bene. titolati di sempre, tra l'altro. Non mi sorprende il fatto che vinca tanto. Mette tecnica e Che leadership al vinceva servizio della tanto, squadra. Sicuramente lo vabbè. marcheranno Entriamo nella. stretto. Pallone lungo in verticale. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Opportunità di ripartire. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Mbappé sceglie di andare per vie verticali. Barella ci prova con un pallone profondo. Riceve in ottima posizione. Figo prova a darla profonda nello spazio. Prende l'iniziativa e la propone in avanti. Messi. L'Italia è ancora a secco di conclusione a rete. Il Flamengo recupera la palla e si prepara a reimpostare. Roberto Carlos. Figo. E sarà rimessa con le mani. E qui è costretto a cedere il pallone. Pallone interessante, in verticale. Palla filtrante per Figo. Partita tosta. Xabi Alonso fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Riceve la palla. Arnold ci ha provato con un tocco Ha fatto filtrante, ma nulla benissimo. di fatto. Gioca una palla lunga. Figo vede lo scatto e cerca la profondità. Sceglie di andare per vie verticali. Mbappé. Romario.
cerca aiuto nella zona laterale. Roberto Carlos, come abbiamo appena visto, non disdegna una sortita in avanti di tanto in tanto. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Errore qui, pallone sprecato. Ci prova con un pallone profondo. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Può cercare il taglio in mezzo. Rubare palloni così non è mai un caso. Prova a darla profonda. Bello. Nello spazio. No. E il pallone supera la linea, non può arrivarci. Scholes. E passa. Occhio alla conclusione. No. La sua conclusione manca allo specchio della porta. Non l'avevo vista e già l'avevo presa. Ho premuto due volte quadrato e mi ha fatto quella roba azzezza lì. Kimmich. Figo. Il primo tempo sta per finire, siamo ancora a reti inviolate. La partita però è avvincente. Stanno giocando con una concentrazione sovrumana là dietro. Romario, pallone interessante in verticale, c'è la palla lunga in avanti, non perdono tempo a recuperare il pallone. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta, il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. No. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Palla in avanti verso il compagno. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Dura. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. No. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Per il momento questo, poi vediamo. Substituição. Inizia adesso il secondo tempo. Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Si fanno intercettare il pallone. Serve più precisione e velocità. Mbappé. Xabi Alonso. Hanno deciso di arretrare il baricentro, Luca. Secondo te vogliono sfruttare il contropiede? Sì, Fabio, penso di sì. La soluzione tattica mi sembra quella. Mirano a ricomporre. Colpi! No! Vitor Baia. Ma. Campione. Su una conclusione velenosa. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Manaccia via il pallone. Dunque, rimessa laterale. Mbappé. Palla a Scholes. Ci prova con un pallone profondo. Occhio al cross. Libera tempestivamente. Decide di sfruttare la fascia. Interviene tempestivamente. Acuña. De Paul. Messi. Prova centralmente. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Riceve un pallone interessante. Mbappé si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione.
Pubblico presente na partita di oggi: 80.953 spettatori. E para ancora. Qui si è davvero superato per prendere quel pallone. Certo, la difesa dovrebbe aiutarlo un po' di più. Proviamo con Alonso. Sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Soltanto uno battuto dagli avversari. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Romario. Ancora 0-0, potrebbe succedere di tutto. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. C'è Messi? Errore qui, pallone sprecato. Roberto Carlos difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Messi se ne va. Messi la mette no. In mezzo. Figo. Mbappé. Costruiscono la manovra con sicurezza. Mbappé. C'è Messi. Cerca l'uomo là davanti. La palla è ancora loro. Riprende l'azione d'attacco. Scholes. Iniziativa interessante. Credo che l'allenatore abbia chiesto ai suoi attaccanti di restare alti e non partecipare troppo alla fase difensiva. È abbastanza evidente dalle disposizioni in campo. Puntano tutto sul contropiede, quindi, no? Esatto, esatto, è proprio così. Il loro obiettivo è riconquistare la palla. Ma e se farla lo metto arrivare subito agli attaccanti. La cugna qua. ESA 95, ok. La disperazione. Ok. Lo so, rischio, ma devo rischiare, perché se voglio portare a casa la promozione ci devo almeno provare. Anche Scholes è distrutto, ma che posso fare entrare? Faccio così. No. Così. Mediano. Ok. Andiamo. Mbappé, resisti un pochino. Oppure metto. No, era non va bene. Allora non lo cambiamo, lasciamo Mbappé. Facciamo fare gli straordinari. Eccoci, vai. Stavolta ho fatto io l'attendista istantista. Substituição no time do Flamengo. Camisa 8. Camisa 7. La gioca in aria. Camisa c'è il colpo. No. E questa azione avrebbe meritato una conclusione migliore. Il Flamengo deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Camisa 3. Camisa 24. Camisa 38. Camisa 18. Mbappé. Camisa 17. Vede lo scatto. E un riflesso qui. Substituzione. Bella apertura. Hanno girato la man... Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Non finisce sul referto per il momento, l'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. Il famoso discorsetto. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Va alla ricerca di un compagno davanti. Attenzione, grande chance. Cerca il tiro. Sì! Molto probabile che questo sia il colpo del KO. Arriva proprio all'ultimo momento. Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco.
Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento. La transizione tra momento difensivo e offensivo è stata veramente molto fluida. È la sua giornata, è appena entrato e va subito in gol. Il mister starà ridendo sotto i baffi. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. Si riparte dall'1-0. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Acuña evita il contrasto con una bella giocata. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Difesa energica e decisa. Mbappé. Palla dentro di Mbappé. Ci pensa il portiere a respingere. L'appoggia sulla fascia. Prova a darla profonda nello spazio. Ah, mi era sembrato. Da guardaline. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Possesso di palla prolungato per amministrare il vantaggio. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Tchouaméni. Vediamo se può capitalizzare. Tocco preciso. Cross. Ragazzi, finisce qui. Una grande compattezza. Questa partita è stata molto soddisfacente averla vinta così, col cambio di modulo. Ok, ragazzi. Mancano 2 vittorie su 3 partite. Tutte partite, non so se avete visto, pareggi, vinci o perdi, sempre un gol di differenza. Sono tutte non ho visto. La divisione dell'avversario, dopo lo vedo. Che bella partita. Adesso è un po' più facile passare. Sono formaggino, addio. In teoria. Relativamente, ecco. Vediamo che succede. Mamma mia, ragazzi, questa partita è stata durissima. Vediamo qui che succede. Ok. Allora, seconda punta, va bene così, cominciamo così e vediamo che succede. Acuña, no, non ho Mendes. 2013, questo, cioè, in teoria, cioè, il guai è che questo, se sta in divisione 3, mi sa che è fortissimo, non so che pensare. Vediamo, la formazione, cioè, sono 300 punti di più, ma... Temo tantissimo. Vediamo. Mamma mia, ragazzi. Ci sono pochi dubbi sul fatto che a questa gara sia stata riservata un'attenzione speciale nel calendario degli appassionati. Le aspettative sono aumentate con il trascorrere dei giorni e l'attesa è diventata adesso davvero febbrile. Tutto è pronto. I tifosi sugli spalti potranno finalmente assistere allo spettacolo per il quale hanno pagato il biglietto. Per chi ci segue da casa, siamo lieti che abbiate scelto di passare le prossime 2 ore in nostra compagnia. Questo è un complesso sportivo che non passa. Già vedo che sarà una partita molto complicata. È un sogno per ogni professionista. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Gran prova di forza, palla recuperata. Pereira riceve in ottima posizione. Un intervento impeccabile. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo.
Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Tyson! È un grande riflesso. Questo è un signor giocatore. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Però vediamo se riusciamo a fare il gap con i 300 punti della squadra. Ma non credo. Però ci proviamo, ragazzi. Ci devo provare. Riesce ad intercettare. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Bella apertura. Bravo, Scholz. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Pereira. Capisce tutto e interviene con sicurezza. Apertura ben calibrata. Alexander Arnold sceglie di andare per vie verticali. Pallone interessante in verticale. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. La scaglia il più lontano possibile. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Troppi giocatori. Prova il tiro! Bel pallone filtrante. Non è mamma mia, ragazzi. Avevano fatto tutto bene fino alla conclusione. Scatto perfetto, imbeccata nello spazio da manuale. È peccato per il tiro. L'avevo vista già dentro. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. L'avversario ha la meglio nel corpo a corpo. Gioca con un pallone lungo. Tyson. David. Prova a darla profonda nello spazio. No. Passaggio in avanti. Ci prova con un pallone profondo. Scholes vede lo scatto e cerca la profondità. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. C'è il colpo di testa. Ah. Ottima conclusione, ma l'esito non lo premia. Sì, era un cross teso di quelli che creano scompiglio in una difesa. Il rovescio della medaglia è che sono anche difficili da sfruttare per i compagni. Riesce proprio a divincolarsi dalla morsa degli avversari oggi. Beh, i difensori sanno che gran parte del gioco passa dai suoi piedi e cercano di raddoppiare costantemente la marcatura. Roberto Pereira cerca il dribbling in velocità. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. La gioca sulla destra. E passa. Messi la mette in mezzo. Grave distrazione. No. Prova a darla profonda nello spazio. Qui può partire il contropiede. Lancio lungo del portiere. Sceglie di andare per vie verticali. Mette la palla dentro. Gioca una palla lunga. Provano a partire in velocità. Ci prova con un pallone profondo. C'è l'opportunità per il contropiede. Vediamo se può capitalizzare. Passaggio fantastico. Ha spazio per il tiro. Un tocco infelice salva la situazione. Ma non ho ben capito cosa sia successo. Sembra che abbia sbagliato il controllo mettendo la palla fuori. Era un'ottima occasione. Agli avversari di sicuro non dispiace che sia sfumata così. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Pereira riceve un pallone interessante. La toglie dalla porta. Grande Gigio. Qui bisogna lodare l'estremo. Che giocatore, ragazzi. Con questa squadra, quello che sta facendo. E il loro secondo corner del match. Conducono in questa statistica sugli avversari ancora zero.
Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Pallone interessante, in verticale. Accetta la sfida e ne esce vincitore. Libera il compagno meravigliosamente. Vitigna, occasione per il contropiede. Stiamo per entrare nel tempo di recupero. Vede lo scatto e cerca la profondità. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Per il momento solo lui cambia, poi vediamo al 60esimo come si è messi. Substitutions taking place. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Avversari forse un po' troppo prevedibili, ma la difesa non perde un colpo. Vitigna prova a darla profonda nello spazio. Si sono salvati e le probabilità non erano dalla loro parte. Possono respirare. Intervento provvidenziale. Compagni e mister devono ringraziarlo. Passaggio intercettato. Va via in profondità. Ci prova con un pallone profondo. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Camara. Sceglie di andare per vie verticali. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Opportunità di ripartire. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Ci prova con un pallone profondo. Non ci è arrivato per un soffio. Niente gol finora, 0-0. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Copertura attenta, hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. Tyson supera il diretto avversario. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Pallone interessante, in verticale. Palla dentro di Mbappé. Deve fare sì autogol. Proviamo così. Acuña e proviamo anche volante, però senza cambio di modulo, non me lo posso permettere con questo giocatore. Vediamo che succede. Substitution on the field. Number 37. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Number 17. Number 20 spazza via. Coming on the field. Tocca in avanti. Cerca lo spunto. Number 11. Ed ecco il cross. Fabian Ruiz. Ci mette una pezza. Number 8. Viene servito bene. È solo. Prova a darla profonda nello spazio. Palla dentro di De Paul. Tenta di allontanare. Scholes! Mamma mia che pallaccia rischiosa. È libero di creare pericolo. Salta e... Parata notevole, non era facile. Molto attento qui il portiere. Pure, neanche il fuorigioco, neanche il calcio d'angolo. Annaggia.
Chiellini. Pallone interessante, in verticale. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Ma non l'ho capito. Gli attaccanti non tornano ad aiutare la difesa e mi sembra che sia una scelta voluta, non un caso. Sì, penso anch'io che sia così. Le squadre che cercano di sfruttare al massimo il contropiede tendono a fare così. Hanno bisogno di uomini freschi là davanti, pronti a smarcarsi e a ricevere il passaggio per andare in porta. Si è fatto trovare pronto, scattando al momento giusto. La mette in avanti. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Ci prova con un pallone profondo. Va alla ricerca di un compagno davanti. Holland! Sì! Sì, la dobbiamo sottolineare questo gol, dato il minuto in cui è arrivato. Una vera doccia fredda per gli avversari. Pazzesco! Il tiro aveva un effetto pazzesco! Io non voglio passare per quello che difende i portieri, Fabio, ma con i palloni di oggi a volte la palla prende dei giri assurdi ed è difficilissimo leggerne la traiettoria. 1-0 dunque. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Sono stati forse un po' superficiali in questo frangente. Per come si è messa la gara, devono capitalizzare al massimo le occasioni che gli arrivano. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Da come stanno giocando i suoi, credo che l'allenatore voglia chiuderla per evitare rischi inutili negli ultimi minuti. David, difesa energica e decisa. Fabian Ruiz prova a giocarla in profondità. Era al posto giusto, un bel anticipo. Non hanno tutto il tempo del mondo, devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Cerca l'uomo là davanti, cerca un'azione veloce. Acuña vede lo scatto e cerca la profondità. Osimhen. Acuña. Gioco fermo, si ripartirà da calcio d'angolo. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Due per gli avversari. Palla dentro di Alexander Arnold. Decide di non rischiare. Si chiude dunque la sfida. Ragazzi. Uno scontro combattutissimo, ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol segnato. Holland ha disputato una partita. Ragazzi, per stasera mi fermo qua che ho finito l'ossigeno proprio. Domani sera proviamo ad andare in divisione 2. Una vittoria, un pareggio non serve a niente, due pareggi non servono a niente. Una vittoria in due partite. Ci proviamo. A domani. Ciao.